Roberto Casaleggio alla GAM di Torino per un incontro con gli imprenditori. Il giorno prima della pubblicazione dei risultati delle Quirinarie ha delineato il profilo del prossimo Presidente della Repubblica. Deve essere una figura super partes, fuori dal mondo della politica e che rappresenti tutti gli italiani, proprio come la vincitrice Milena Gabanelli. Ma alla domanda se dalla consultazione fosse uscito il nome di Romano Prodi ha risposto: noi ci rimettiamo sempre alle decisioni del Movimento, quindi se la maggior parte del Movimento dovesse votare Prodi o un'altra persona, sarà lui. Il cofondatore del Movimento 5 Stelle ha partecipato a un incontro organizzato dalla Confapri, l'associazione di piccole e medie imprese. Al centro della discussione tre punti, come dichiara Arturo Artom, organizzatore dell'evento. IRAP, IVA per i pagamenti solo a pagamento effettuato anche per aziende che fatturano sopra i 2 milioni e soprattutto i rimborsi tramite Cassa Depositi e Prestiti di tutti i 90-110 miliardi dei debiti APA sono proposte praticamente pronte, ormai condivise. Ma non tutti gli imprenditori presenti hanno apprezzato le parole di Casaleggio. No, non sono proprio soddisfatta. Le cose che vengono dette sono quelle che rispecchiano la realtà del paese. Sbagliano solo il tempo del verbo. L'Italia sta morendo, sta per succedere, invece è già tutto successo, l'Italia è già morta. Alla fine dell'incontro il sentimento generale degli imprenditori è quello di dare tempo alla politica del Movimento 5 Stelle.